De Bandito 1980 e benvenuti in questo secondo episodio sulla mappa. Adesso posso anche dirvelo, dai, visto che ormai penso che l'avete capito. Siamo sulla Val Farmer versione 4.0. Devo trovare un nome per questa serie, intanto accetto consigli. Intanto che accettiamo i consigli, noi andiamo a fare qualche lavoretto. Allora, dietro le quinte abbiamo seminato il 53, vi faccio vedere assieme a voi. Il 53 l'abbiamo seminato a Segale, così Comunque, vediamo. Sì, sì, sì. buonasera a tutti, eh. Esatto. Io quando parto sono in treno. Il mio compare King, se non ci fosse King, saremmo tutti morti, tutti a terra. Ringrazio di questo. È la verità. E abbiamo anche il 57, la volta scorsa mi sono dimenticato di dirvelo, che dovrebbe essere Orzo, in teoria. Comunque volevo farti annotare che se tu fai su questo trigger qua, dove vado io, qua, Possiamo prendere le galinelle. bravo, bravo. Già, le gallinelle. Le gallinelle è una piccola novità di questa puntata. Queste gallinelle che andremo a prenderne qualcheduna a fine puntata. Perché in questa mappa di default ci danno, non ti danno, ci danno già 4 pale eoliche comprese nel prezzo, quindi ottima roba perché ci fanno guadagnare 1000 euro l'ora, se non sbaglio. Sì, Sì, giusto. giusto? Bene, allora, oggi trebbiatura del mais del campo 54. Quindi io vado giù a prendere la barra, tu intanto preparati un carro. Ok. Allora, andiamo giù. Allora prendo il trattore bianco. Ah, prendi quello che vuoi. Ti lascio prendere a te. E noi ci prendiamo una barra dal mais. Una lama. Penso che questa. Vediamo un po'. Prendiamo questa da 6 metri, la prendiamo bianca, andate via bianca e nera, bianca e rossa, scusate, prendiamo bianca, non hai abbastanza soldi, però quanto costa sta barra? 34.000. Allora, la noleggiamo. Ci picchia. Ma abbiamo così pochi soldini noi altri qua? Boh. boh, chissà chi. Vabbè, ci picchia, non pensavo che Allora, fammi a fosse. mente serena, andiamo a trebbiare mais, ma che campo? Al 50. È l'unico che abbiamo di massa, al 54 mi sembra. Allora, 54, ok, allora vado di lì. No, torno indietro di qui. Al 54. Allora, vediamo sti wood che tanto. Piccolo fail. Ma sì, vabbè, niente paura. Qua la soia che viene su, pian pianello. E qua sono anche le persone che fanno le passeggiate, guarda che bellino, vicino al fiume. Una passeggiata lungo il fiume. Bello, bello. Bella sta mappina. Che scopriremo insieme a voi pian pianino. Intanto facciamo le cose che ci sono più vicine, visto che i soldini, come vedete, non ne avevamo abbastanza per prendere una barra, quindi.
Ma sei ancora in live? Sì, sì, sì. Sì, perché non... Ho programmato un tasto in automatico e non riesco a usare il tasto 9. Io ho programmato un'ora e mezza, probabilmente si stacca dopo un'ora e mezza, boh. Ah. Che ne so. Ok. Stavolta, beh, lasciala poi andare. Stavolta trebbio io a vedere cosa... Però ti consiglierei di avere il condotto verso di me. Sì, 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 sì. Capito? Vieni verso di me. Mm-hmm. Avere il condotto alla tua sinistra. Sì, sì, sì. Adesso faccio la partenza e... E andiamo. Giusta partenza così per... Così facciamo sì. Il perimetro come se avessimo sì. La drive control, ma in realtà quest'anno non la metto dentro nella serie. Non so neanche se c'è lì, la verità. No, attualmente non c'è. C'è un'altra moda che ha la stessa funzionalità, mi sembra che sì, c'era qualcosa in giro, ma noi quest'anno non la usiamo. E bene, la faremo un pezzettino e poi la si prostacco. Ciao. Sì, questo pezzettino qua vicino al fiume l'hanno preso dalla Sosnopova. La terra mangiata dal fiume. Apri, che ti scarichi un pochettino. Ma tanto qua... Sì, beh, il mais dovrebbe farci abbastanza. Mi sembra che in questa mappa c'è anche la mixing station per il cibo degli animali. Sì, sì, è là vicino agli animali. Ognuno, allora i maiali ha la sua milk station e le vacche hanno la sua milk station. Sono separate comunque. Una razione mista e uno per il cibo. Sì, per il pig food. Esatto. Quindi se ne vuoi lasciare un pochettino dentro là. Ah, ok. Magari il primo scarico, questo qua contiene quanto? 21.000? Sì. Direi che il primo scarico lo puoi lasciare dentro là. E ci prepariamo per... Quando riprendiamo gli diamo subito da mangiare, così. Qua ti devo stare per forza dietro perché c'è il fosso. Beh dai, è un fosso dolce, non è tanto profondo. Beh, però. E però c'è anche l'albero qua, quindi è fatto bene stare in disparte. Le vacche. Avrebbe morti. Gli esperimenti di King Farm colpiscono ancora. D'altronde bisogna fare esperimenti perché sennò non si sa come. È beh, logico. No, più che altro ho fatto l'esperimento
non per fare lo streaming, perché so già in partenza che non ho una buona connessione per lo streaming, ma ho fatto questo test, test prova di streaming solamente per vedere se avevo impostato giusto XSplit Broadcaster, che è un programma, perché ho provato con OBS ma non mi registra farming. Allora sono andato su qua, dopo ovviamente stiamo in partita, Te Bandido sta registrando la sua puntata, ho detto già che proviamo a fare lo streaming, così provo anche il mio programma, vedo che funziona, sarebbe stato bello se avessi avuto una buona connessione. Da quello che so io, perché lo sto usando adesso, OBS deve metterlo in modalità finestra e giocare in modalità finestra con farming. Ah, ok. Modalità finestra, ma io non mi esce la finestra di farming. Devi metterla a te, devi andare su opzioni dal menu di farming e scegliere modalità finestra, sì o no. C'è un'opzione apposta. Ecco, allora termine partita, che chiudiamo la live, chiudiamo farming, rimani 5 minuti al Skype, c'è. Così mi aiuti a impostare farming su OBS. Perché praticamente OBS prende ben qualsiasi cosa che registri, però se tu gli dici guarda, selezionando la cattura del video a schermo, sì, pieno, finestra o quello, okay, che vuoi te, c'è la finestra, un'altra finestrola che ti dice guarda, sono questi programmi attivi sul computer. E se tu attivi farming in modalità finestra e poi vai su OBS, OBS te lo dovrei vedere farming, perché è un programma aperto. Okay. Sì, ok. Seguendo la logica dei computer. Sì. Sto campo qua è bello grandotto, eh? Sì, bello grandotto. Quindi noi arriviamo giù in cima qua e facciamo il nostro stacco. E poi ci rivediamo forse anche a farvi vedere dov'è questa mixing station per i pig food, per il cibo per i maialini o maialotti o e poi ci vediamo anche a fine campo, così vediamo. A che velocità vai con la trebbia? 9-10. 9 adesso. Sì, di solito erano sempre 9-10, anche nel 15. Quindi... Bene, allora noi ci vediamo dalla mixing station dei maiali. Eccoci qua ragazzi, allora abbiamo finito il campo e abbiamo anche appena adesso riempito anche il carro, quindi ce ne stava dentro, guardate, 21.500 quasi, quindi andiamo là vicino King. Ti puoi avviare. Ok. Sono un po' più dietro. Aspetta un secondo. Partiamo.
Ok, mi avvio. Noi seguiamo lui così. Le parti sono le mucche. Qua c'è il nostro canale. Qua ci hanno dato anche un po' di insilato. Antipula che dobbiamo fermentare. Da qua sono le tre capanne, qua gli attrezzi. Qua è da vendere la paglia. E adesso arriviamo alla mixing station per i suini, vedete, è quella lì gialla. Noi scendiamo, ecco. Okay. C'è anche scritto su, ci sono anche i cartelli per comodità. Vedete, lui deve andare nel primo, basta mettersi a fianco così, scaricare lateralmente, avete fatto tutto giusto, dovrebbe prendertelo anche così, no? Sì, ma mi devo mettere un po' bene. Vedete, qui accetta patate e barbabietole. Di là accetta canola, cos'è? Canola, forza. Sì. Vedete? Qua scaricato, vedete? C'è quella cocre che ci mangia su dopo, si lo tira presso. Ecco. Ok, a posto. Se vuoi ti scarico anche quel pochettino qua dentro. Ah, ok, aspetta che... Ecco, c'è il cagnolino che è contento con la Pasqua. Se no, provo ad andare là io vicino a vedere se me lo prende. Ah, ok. Provo, se no te lo lascio. Però no. Mi sa che non è. Allora, ti scarica? No. No, puoi scaricare solamente nel silos. Così le prigo del silos oppure in un rimorchio, quindi. Ok, ma guarda 500 c'era dentro, non è che c'era dentro chi c'è lì. Vabbè, lo chiudiamo, se no qua ci incastriamo da qualsiasi parte. E la portiamo al giardino dove l'abbiamo presa, anzi dove l'abbiamo lasciata. Qui c'è anche il tabellone, non so se la volta scorsa l'avevo fatto vedere, con tutte le cose che sono depositate nei silos. E quasi quasi, ma direi anche di finire questa puntata, perché se no niente dopo mettiamo questa, lasciamo fare questa. La barra dobbiamo anche displegare, perché sono quelle pieghevoli, non sono quelle uniche. Bene. Questa lasciamo qua. E anche noi dobbiamo disperare. Ecco. Bene, allora. Dai cagnolino, passa, se no ti stiro. Bravo, così, ottimo. Tiriamo il motore e andiamo a trovare King. Dai cagnolino, su su. Forse coraggio. Tra un po' è ora di merenda, resisti ancora mezz'ora. E dai, abbiamo rifornito la stazione. Occhio, occhio! Non volevo fare una... No, è meglio che esco di qua, perché...
Pian pianino ce la farai. Passa se lo schio, poi è ora di vederla degli ora madoi. Piano King, piano. Ecco, vedi? E con la calma diventa tutto. Buon ragazzi, allora anche per questa seconda puntata è tutto. Ci vediamo alla terza puntata, dove magari adesso vediamo i soldi se arriva qualcosa. E cominceremo anche a vedere degli animaletti. E vediamo che qualche nuovo capanno, qualche nuova fabbrica di produzione. Quindi saluto King che mi ha dato una mano. Ciao, andate grazie a visitare a te. Il suo canale. E ovviamente io ho chiuso la live. Esatto, così vediamo insieme tutto quanto. Commentate, iscrivete, condividete, commentate e noi ci vediamo alla prossima, sempre sopra sulla Wolf Farmer, e vediamo anche di dargli un nome a sta serie, adesso vediamo. Se avete anche qualche consiglio sul nome, scrivetelo pure sotto. Ciao a tutti! Ciao ciao!